Sono qui oggi per parlare del prossimo transito di Mercurio davanti al Sole. Innanzitutto voglio ricordarvi che osservare il Sole è molto pericoloso e bisogna adottare tutte le necessarie precauzioni. Vi ricordo che non è possibile osservarlo direttamente perché potremmo rovinarci gli occhi e quindi ancora peggio osservandolo con uno strumento ottico che ne ingrandisce e ne amplifica l'immagine. Quindi se noi osserviamo al telescopio, con una macchina fotografica, o con un binocolo, o con un cannocchiale, assolutamente dobbiamo utilizzare delle protezioni. Qui vediamo sul tavolo un'ampia pletora di protezioni possibili per i vari scopi, che adesso analizzeremo in dettaglio. L'idea di base comunque è la seguente. O mettiamo una protezione davanti all'obiettivo, con un filtro adatto, specifico per questo obiettivo, ce ne sono i vari tipi, o utilizziamo una protezione posteriore, quindi utilizziamo un prisma di Herschel come questo, oppure utilizziamo dei telescopi adatti allo scopo, come per esempio il Secure Sun o l'oculare solare Helio. Adesso vedremo in dettaglio una per una le varie soluzioni che possiamo adottare, in funzione anche degli strumenti che utilizziamo e che intenderemo utilizzare per l'osservazione visuale e per la ripresa, che vedremo saranno differenti. Mi raccomando, in ogni caso, se avete dei bambini, di osservarli mentre fate queste osservazioni, di stare vicino e controllare attentamente quello che fanno per evitare assolutamente qualunque rischio, perché è veramente pericoloso osservare il Sole con uno strumento astronomico. Quindi attenzione e buon divertimento. Abbiamo visto prima quanto è pericoloso utilizzare anche un piccolo telescopio come questo, che è un 50 mm di apertura, quindi veramente piccolo, come brucia una foglia secca in un istante. Quindi mi raccomando, prima di tutto la sicurezza. E se ci sono dei bambini, stategli vicino, osservateli e proteggeteli, perché potrebbero con un gesto improvviso rovinarsi la vita per sempre. Quindi mi raccomando, per prima cosa la sicurezza. Adesso vedremo i vari dispositivi uno per volta e come possono essere utilizzati. Inizieremo innanzitutto dalla parte telescopi, cioè quindi come utilizzare un telescopio astronomico, quindi non predisposto per l'osservazione del Sole, in maniera sicura. Questo telescopio noi possiamo utilizzarlo proteggendolo o la lente anteriore con un filtro, come questo per esempio, in AstroSolar. Quindi possiamo autocostruirci il filtro da noi utilizzando dei fogli che adesso vediamo, oppure possiamo utilizzare un prisma di Herschel che mettiamo dietro il telescopio. L'importante è che se utilizziamo il prisma di Herschel, il telescopio non deve essere di tipo Petzval, quindi a quattro lenti, probabilmente due anteriori e due posteriori, perché le lenti anteriori sono trasparenti alla luce, quindi il Sole lo attraversa e non scalda e non c'è nessun pericolo. Mentre se ci sono delle lenti interne al telescopio di correzione apocromatica, queste lenti prenderebbero i raggi del Sole già semiconcentrati dalle lenti anteriori e quindi si scalderebbero parecchio con il rischio di rompersi. Quindi adesso vediamo in particolare come utilizzare questi filtri. Iniziamo allora con i filtri AstroSolar. I filtri AstroSolar vengono venduti normalmente in due tipi, in due modalità, che sono la modalità azzurra, questo foglio azzurro, ed è riconoscibile dal numero 05 oppure dal numero 3,8, che indicano rispettivamente se il foglio AstroSolar è indicato per la fotografia, quindi per la macchina fotografica o la cinepresa, oppure in questo caso lo 05 per il visuale. La differenza è che il filtro della fotografia fa passare un po' più luce del filtro visuale e quindi è meno adatto, è un po' abbagliante, mentre questo, diciamo, è un filtro particolare. Considerate che il filtro Bubbler di AstroSolar è un film che fa passare solamente lo 0,0001% di luce,
Quindi il 99,999% viene bloccato dal filtro, è assolutamente sicuro, e viene messo davanti al telescopio. Quindi, per esempio, abbiamo questo telescopio, possiamo autocostruire un filtro con del cartone su cui poi incolliamo il filtro e lo inseriamo davanti e possiamo osservarlo con sicurezza. Prima di adoperarlo, vi consiglio di guardare dentro il filtro, verso il sole, per vedere se per caso il filtro non si sia rovinato e quindi è inutilizzabile. Il filtro quindi potete autocostruirlo voi in questo modo, che vale sia per filtri grandi, quindi potete fare dei diametri anche più grandi o ancora più grandi, oppure potete acquistare dei filtri già pronti. Qui prendiamo per esempio, qui abbiamo per esempio la mia Nikon, su cui ho montato un 135 mm. E per questo tipo di obiettivo, per questo diametro che dà 72, devo prendere la SPF 70, che è questo. Dentro troverò un filtro già predisposto, che è questo qua, in cui c'è un supporto in plastica rigida su cui vengono avvitati tre gommini che sono avvitati con sicurezza, e questi vengono inseriti davanti all'obiettivo in questo modo. E quindi noi possiamo utilizzare con sicurezza la macchina fotografica. Bisogna stringere questi gommini e bloccarli, e possiamo utilizzare la macchina fotografica per fotografare il transito di mercurio. C'è anche un altro tipo di soluzione, che poi vedremo più tardi, di filtri da avvitare davanti all'obiettivo. Questo filtro è sempre in Astrosolar ad uso fotografico, e ce ne sono i vari formati. Quindi qua ne vediamo per esempio formato 50, che è adatto a piccoli telescopi, ai piccoli Smith-Cassegrain, e va, diciamo, viene utilizzato sempre davanti. E quindi questo è adatto da 50 mm. Questo è il modello da 100, che vediamo qua, per esempio possiamo vedere come è fatto. Quindi questo è il modello, e poi c'è ancora di grande, che è questo. Quindi possiamo scegliere il nostro diametro adatto, e sono adatti il modello T è per i modelli per telescopio, il modello F è per cannocchiali o binocoli se volete, mentre il modello ancora l'F piccolo serve sempre per piccoli cannocchiali o piccoli telescopi, quindi diametri abbastanza piccoli. Qui vediamo il contenuto della confezione, c'è un avvertimento che ricordo sempre importante per la vostra sicurezza, quindi di non osservare mai direttamente il sole. E dentro la confezione troviamo protetto il nostro film Astrosolar, e qui dovete montare i tre piedini in gomma, che sono questi qua. Molto semplice. Dentro i piedini possono essere regolati per adattarsi esattamente al diametro dell'obiettivo o del telescopio, e quindi viene usato direttamente. È molto semplice da usare, è facile da conservare, e c'è un piccolo manualetto di istruzioni, che è questo qua, con le varie configurazioni che potete utilizzare in sicurezza, che è la cosa fondamentale, perché avete visto quanto è pericoloso utilizzare un telescopio al sole. Allora, ancora un altro tipo di astrosola in formato piccolo, sempre in formato visuale, che può essere adattato per piccoli obiettivi o piccoli telescopi, quindi un formato più economico, ed è lo stesso prodotto. Ci sono altri prodotti meno sicuri che non vi consiglio, che sono dei prodotti anonimi in cui vengono venduti questi fogli di plastica, una plastica rigida, che non è l'Astrosolar, che è sottilissimo e trasparente. Quindi questi ve li sconsiglio, poco sicuri. Un altro tipo di prodotto per la fotografia, che è molto adatto per l'Astrosolar, il 3.8 fotografico, è il filtro Solar Continuum, che vediamo qua. Questo filtro, che è un filtro verde, consente di ottimizzare la banda passante del filtro Astrosolar sul vostro sensore. Quindi ve lo consiglio in accoppiata. L'alternativa ai filtri Astrosolar sono i prismi di Escher, quindi non dei dispositivi di protezione che si mettono davanti, ma che si mettono dietro, e quindi non sono utilizzabili con macchine fotografiche, perché
perché non c'è questa possibilità, con obiettivi, ma solamente con telescopio. Quindi parliamo di un telescopio, di questo modello, grandi o piccoli che siano, noi possiamo mettere dietro al telescopio questo dispositivo che è il prisma 10. Qui ne vediamo due diversi di capacità e potenza chiaramente non comparabili. Qui abbiamo il Longta da 31,8, prisma 10 molto carino, economico, può essere montato su qualunque tipo di telescopio, all'interno c'è un filtro ND che protegge ulteriormente dalla luce e viene inserito dietro al telescopio in questo modo, quindi viene collegato qua, qui viene messo come al solito l'oculare e quindi potete osservare con assoluta sicurezza. Quindi prisma di Escher Lunta oppure il prisma di Escher Bader che è il Ceramic, e questa scatola contiene il prisma di Escher che vediamo qua più numerosi filtri ND per ottimizzare la vostra visione sia dal vivo con i vostri occhi sia a uso fotografico. Naturalmente dovrete poi puntare il sole. Come puntare il sole? Vi serve un cercatore solare. Non potete usare ovviamente il cercatore solare in dotazione al vostro telescopio perché vi accecherebbe, perché anche quello in realtà è un piccolo telescopio. Ma ci serve un dispositivo che si può adattare sulle slitte Vixen, quindi diciamo sul telescopio classico che ha la classica slitta Vixen, possiamo mettere questo tipo di cercatore. Come cercatore solare vi consiglio questo della ditta Coma, molto carino. È composto da una lente anteriore grandangolare, questa, che orientata anche grossolanamente verso il sole, proietta un punto luminoso sulla parte posteriore, dove c'è un bersaglio nero, al centro c'è un puntino bianco. Quando il sole va esattamente sul puntino bianco, il puntino si illumina fortemente e il telescopio è centrato sul sole. Può essere regolato da una vite posteriore ed esiste in tre versioni, con la basetta stile Vixen, che è il classico portacercatore dei nostri telescopi, oppure esiste in formato per i telescopi LUNT adatto, quindi una slitta particolare, oppure per i telescopi Smith-Cassegrain. Molto carino, se l'ho provato una volta non ne farete più a meno. Io non credevo alle sue capacità e devo dire mi sono ricreduto. Lo uso e lo ritengo un accessorio indispensabile. Funziona benissimo ed è estremamente sicuro perché la lente in realtà non produce un'immagine positiva sul bersaglio. Quindi molto carino. Vediamo adesso invece dei telescopi dedicati al sole. Il primo caso, il più eclatante, è questo del LUNT, in questo caso un LUNT 50, che è un telescopio solamente solare, quindi non potete usarlo di notte per osservare stelle, ed è specifico per osservare il sole in una particolare luce, detta H-alfa, perché riesce a vedere con questo tipo, riuscirete a vedere con questo tipo di telescopio sia le protuberanze sia la superficie del sole, entrando come se fosse un ascensore, scendendo dentro al sole e vedere la parte interna. Molto bello, ho fatto già dei video particolari su questo. Qui vedete montato il cercatore Coma, che per il LUNT invece. E questo diciamo è un telescopio a parte, estremamente sicuro, però diciamo costoso e dedicato solamente al sole. Qua invece vediamo un telescopio solare per luce bianca, già predisposto, in cui bisogna mettere solamente un oculare dietro e poter osservare il sole. Ha il vantaggio di avere il filtro astrosolar all'interno della lente e, al contrario di un filtro applicato fuori, che può essere rotto, bucato, strappato da un bambino, questo non può essere tolto e non può essere bucato. Cioè non riuscite a fare nulla a questa cosa perché il filtro è protetto dalla lente anteriore. Quindi o il telescopio è intero e funziona ed è sicuro, oppure il telescopio è rotto e non può vedere il sole e quindi è sicuro lo stesso anche se non funziona. Quindi è estremamente carino. E questo è il modello Segur Sanna della ditta sempre di Lolli Coma. Ed è soprattutto adatto per manifestazioni, per giornate osservative, per gruppi, associazioni, per scuole, in cui il docente può lasciare incustodire il telescopio in maniera sicura anche con ragazzi e giovani che possono rovinarlo. Al massimo lo fanno cadere e lo rompono, ma non possono osservare il sole
attraverso le lenti, anche se rompono il filtro astrosolare, perché per rompere il filtro devono rompere il telescopio, quindi questo è estremamente sicuro. Un altro sistema, sempre della ditta Coma, la Dio Lolli, è l'oculare solare Elio. Questo oculare è un oculare specifico, deve essere inserito dentro un diagonale normale. Il diagonale però deve essere in metallo perché è esposto al sole e viene inserito dietro al telescopio, in questo modo. Quindi qua dietro attacchiamo Elio, in questo modo, e sulla superficie bianca, che in realtà è una superficie satinata, potremo osservare il sole grande quanto Elio, e quindi è molto comodo anche questo per vedere contemporaneamente per più persone il passaggio di Mercurio davanti al sole. Molto carino, molto utile. E anche questo è sicuro, se si rompe non succede niente, però diciamo è meno sicuro di Segursan che questo, perché Segursan diciamo è inattaccabile. Da notare che Segursan ha anche un cercatore solare, che è questo che vedete, che ha una lente satinata davanti e dietro ha un piccolo forellino dal quale è possibile vedere in trasparenza la luce del sole, quindi è facilissimo anche con Segursan puntare il sole, mentre per un telescopio classico come questo dobbiamo usare il cercatore solare. Quindi abbiamo visto Elio come alternativa ai vari astrosolar che abbiamo qua, sia fotografico che visuale, e i prismi di Escher che possiamo installare dietro. Il vantaggio di questo sistema, per esempio, è che può essere proprio utilizzato da più persone contemporaneamente, mentre questo può essere lasciato in mano a dei bambini in maniera sicura, perché non possono farsi del male senza che se ne accorgano. In ultimo abbiamo la possibilità di osservare il sole a occhio nudo con questi occhialini della Bader, questi Solar Viewer, molto carini, semplici da utilizzare, si aprono, sono in cartone con il filtro astrosolar già inserito dentro, sono assolutamente sicuri. Si calzano sul naso davanti agli occhi ed è possibile osservare il sole. E probabilmente solo alcuni potranno riuscire a vedere Mercurio, perché Mercurio è molto piccolo, quindi il transito sarà difficilmente osservabile a occhio nudo con questi occhialini, però è possibile provarci. Non provate invece a osservare il sole con un binocolo, assolutamente no, è vietato, pericoloso. E neanche pensate di poter utilizzare questo binocolo mettendovi sul naso gli occhialini. Non è possibile, perché la luce che entra dalle lenti anteriori del binocolo è moltissima e non è più sufficiente il filtro astrosolar, che vi ricordo questo è per uso visuale, quindi non può raccogliere la luce presa da una lente, ma deve essere in visione naturale diretta. Così come lo mettiamo davanti a un telescopio, lo mettiamo davanti ai nostri occhi. Non possiamo metterlo dietro uno strumento ottico, assolutamente vietato. Se volete osservare il sole con un binocolo, esistono dei binocoli appositi che produce sempre la ditta Coma di Adriano Lolli, che poi vedremo in una recensione a parte. Quindi abbiamo detto no al binocolo diretto, no il binocolo con gli occhialini, sì agli occhialini, anche se forse gli occhialini non vi garantisco la possibilità di vedere Mercurio. Invece Mercurio potete vederlo con un telescopio sicuro, oppure utilizzando dei fogli di AstroSolar per costruirvi i vostri filtri, che è molto semplice. Vi ricordo che questo filtro dentro è appoggiato su un foglio di carta velina. Quando tagliate il filtro per adattarlo al vostro obiettivo, dovete tagliare sia il filtro che la carta velina, altrimenti se togliete la carta e tagliate solamente il filtro astrosolar non ci riuscite, il filtro vi si arriccia e vi si rovina. Quindi bisogna tagliare carta e filtro e potete fare la dimensione che voi preferite. I fogli sono in formato A4, vi ricordo ce ne sono di due tipi, a uso fotografico e a uso visuale. Per uso fotografico è possibile, anzi vi consiglio di prendere il filtro sempre della Bader, il Solar Continuum, che ottimizza il passaggio della luce e migliora la qualità dei dettagli presenti sulla superficie del sole, la sua granulosità. Altrimenti avete la possibilità di utilizzare invece un prisma di Herschel della Bader, eccezionale, bellissimo, che è sia per uso visuale che per uso fotografico. L'ultima possibilità che abbiamo per fotografare il sole è utilizzare una macchina fotografica, quindi una reflex o una mirrorless. Qui attacchiamo l'obiettivo,
almeno su una PSC di 135 mm per avere un diametro visibile bene del sole. Ovviamente noi non possiamo utilizzare la macchina direttamente puntata contro il sole, come abbiamo detto prima, ma dobbiamo usare un filtro AstroSolar. O autocostruiamo un filtro dai fogli Bader, oppure possiamo prendere dalla ditta Coma di Adriano Lolli questi filtri ND costruiti sempre con AstroSolar. Vengono venduti con vari diametri, in questo caso noi abbiamo un 58 mm che si adatta al mio obiettivo da 135, quindi lo avvito semplicemente davanti. Ecco fatto, e quindi abbiamo la macchina pronta per fotografare. Questo filtro è molto comodo, non abbiamo cose esterne, non può cadere, non... chiaramente c'è l'astro solo davanti, quindi non dobbiamo toccarlo, non dobbiamo spingerci con penne, forbici, punte acuminate che lo roviniamo e poi lo buttiamo. Ovviamente di questi filtri ne esistono in vari diametri, io ho preso anche un anello step down, si chiamano step up e step down, che abbassano il diametro del filtro per poterlo utilizzare anche con altri obiettivi. Per esempio, qui abbiamo un 50 mm, questo che ha un diametro del filtro da 52 mm. Se non sapete quant'è il diametro, è facile perché sul tappo, sul retro, dietro, c'è scritto il diametro del filtro. In questo caso 52. Quindi con l'anello di riduzione posso avvitare direttamente il filtro all'obiettivo e quindi utilizzare questo obiettivo al posto di questo. Chiaramente più la focale è lunga e maggiore sarà il risultato sul sensore, però anche più difficile l'inseguimento. Quindi vi consiglio di usare sui formati APS-C classici o su mirrorless degli obiettivi che vanno dai 135 mm ai 300 mm per poter avere delle foto ferme. Naturalmente la grande luminosità del sole verrà bloccata dal filtro AstroSolar e vi consentirà di guardare sia nel mirino della camera e sia di fotografare con estrema sicurezza. Quindi mi raccomando, sempre attenzione e anche in questo caso ancora più delicato il filtro anteriore sull'obiettivo. Non sbagliate, guardate sempre attentamente. Prima di utilizzare l'obiettivo con il filtro, vi raccomando di guardare il sole attraverso il filtro, quindi guardate dentro il filtro il sole e cercate di vedere se ci sono dei buchi o delle falle nel filtro. Se ci sono, il filtro deve essere sostituito. Non correte rischi inutili perché è veramente pericoloso. Bene, con questo ho concluso. Spero che sia stato tutto chiaro. Mi raccomando, sempre in sicurezza, non osservare mai direttamente il sole. E utilizzate sempre i dispositivi certificati che vi danno la possibilità di godervi uno spettacolo meraviglioso di questo transito di Mercurio senza correre nessun rischio. Bene, spero di vedere numerose fotografie e numerosi filmati che farete utilizzando questa attrezzatura e che vi divertirete moltissimo. Arrivederci. It's the same play, but with a change of heart.